Tyla oggi sembra più calma. È giunto il momento di chiarire le cose e smetterla di litigare perché la amo moltissimo. E io non voglio essere trattata come se non gliene fregasse niente. Dopo settimane di frustrazione e con la cerimonia della proposta alle porte, le ragazze hanno organizzato un appuntamento durante il quale Sorin è riuscito a dare a Lola il contatto fisico che voleva. Per me sei così bella, adorabile, sexy. Ora Lola sta raccontando a Pala se l'appuntamento è andato bene oppure no. Che succede? No, niente, sono solo felice in questo momento. Sono così felice. Non mi sono mai sentita tanto amata. Ho trascorso una splendida serata con Sorin. Sono lacrime di gioia. È stato così romantico. Mi ha dato l'amore e l'affetto che merito. Anche se non abbiamo fatto sesso, è bello riavere il mio uomo. Non avevo realizzato quanto sia fortunata ad avere lui. Lo sono davvero molto. Sono grata per questa serata. Lola e Sorin sono stupendi. Si tengono per mano, si abbracciano. Ma le fate madrine delle relazioni non possono fare miracoli. Non siamo maghe, non possiamo dare vita a un'erezione e al sesso. Ieri io e Shayla abbiamo avuto un piccolo diverbio. Questo è quanto. Il mio problema sei tu. Ti stai concentrando su qualcun'altra. Non fai quello che dici. Stai urlando troppo. Mi hai ignorata completamente. Sto urlando per questo. Che ho fatto adesso? Ti sei reso conto che fai le stesse cose ogni mattina? Mentre io faccio colazione, mi vesto ed esco, tu torni a letto? Ogni giorno? Da quando siamo qui? Non ogni giorno. Non stiamo mai insieme la mattina. È un nuovo giorno, ma sono ancora arrabbiata. Spari non ha una grande empatia. E io non voglio essere trattata come se non gliene fregasse niente. Dico solo che vorrei passare una mattinata con te. Non succede mai. Ma non è così. Che cavolo ho fatto? Perché te ne vai di nuovo? Ora che ho fatto? Va bene così. Torna a dormire, Spari. Sta tranquillo. Ti rendi conto di quanto è scorretto? Dici quello che hai da dire e poi te ne vai. Perché tanto non cambia niente. Ok. Sì, è così. Come posso migliorare la situazione? Voglio che torni il sorriso sul suo volto e che sia felice. Non capisco davvero perché ce l'hai con me. Vai a riposare. Non posso, perché tu sei qui fuori e sei arrabbiata per qualcosa e non mi sento in colpa. Non sono arrabbiata. Non sono arrabbiata. Sai, ieri ho parlato con Kemi. Per te quali sono le cose non negoziabili? Non ho mai sentito non negoziabile. Per te quali sono le cose non negoziabili in una storia? Fai un elenco. Tradire. Ma direi che su questo non c'è dubbio. Scrivi tutte le cose che non vuoi e poi stabilisci quali sono quelle su cui non puoi cedere per nessun motivo. E il beneficio del dubbio? Ma io ti do il beneficio del dubbio ogni giorno. Non saper gestire le mie emozioni. Ognuno elabora le proprie emozioni in modo diverso. Non avere un approccio positivo. Tesoro, questo genere di cose non ha senso per me. Sto solo facendo un elenco generale come mi hai chiesto. Perché non mi dici le tue? Discutere non dovrebbe essere una gara a chi urla di più. Ora non sto urlando. Sì. Al di là della questione delle cose non negoziabili, vedere che lottiamo l'uno contro l'altra per difendere noi stessi mi ha fatto rendere conto che non siamo sulla stessa lunghezza d'onda, non solo per quanto riguarda la relazione, ma proprio come visione della vita. Siamo sconnessi. Ogni volta che ti parlo di qualcosa che è importante per me, mi dai delle giustificazioni sul perché non puoi farlo. Ti stai arrabbiando e non vuoi ascoltarmi. Non è vero, non sono affatto arrabbiata. Sto solo accettando le cose per quelle che sono. In che senso? Come sarebbero? In tutta sincerità, credo che per ora sia una strada a senso unico. Cavolo, vorrei solo che ci capissimo a vicenda, ma lei vuole che la capisca sempre solo io e in questo preciso momento non ci riesco. Ok, no, rimandiamo Spari, la conversazione. Per quanto mi riguarda, puoi fare quello che vuoi. Shayla, ti puoi no. contraddire quanto vuoi, ma vorrei farti notare che quando lo faccio io o quando agisco in un determinato modo, parliamone lo faccio solo in un altro per te. Momento. Sono solo. Va bene, Spari, va bene. Non credo di riuscire a parlare con te. Tu ti scaldi e io voglio finirla. Mi dispiace, ma è così. Me ne torno a casa. No. Oh, porca miseria! No, 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 no.
Questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Quando parlo con lui, non scatta nulla. A questo punto sono sicura al 100% che non voglio fidanzarmi con lui. Shayla! Basta così, me ne vado. Non sto scherzando. Che vuoi dire? E io che ci sto a fare qui senza di te? Sono sconvolta, perché quando sono arrivata pensavo che la loro fosse una delle coppie più solide. Si amano tanto, sono sinceramente scioccata. Chiamala, per favore. Devo parlarle. Voglio parlare subito con lei. Ha detto espressamente che non vuole parlare con te. Non immaginavo che questa esperienza si sarebbe conclusa così per noi. Sono triste. Non vuole sposarmi. È così. Alla fine non ce l'abbiamo fatta. È strano per me. Ho deciso di andarmene. Shayla mi ha lasciato. Se n'è andata? Sì, ha deciso di lasciarmi. Non riesco a credere che sia finita così tra Spari e Shayla. Sinceramente pensavo che sarebbero arrivati fino alla fine. Sono sconvolta. Spari, te ne vai adesso. Ho letteralmente il cuore a pezzi. Sin dal primo giorno io e tutti gli altri eravamo certi che Shayla e Spari alla fine si sarebbero fidanzati. Perché devi andartene? Shayla ha lasciato Spari. Dovevano lavorare principalmente per risolvere i loro problemi e quando poteva aiutarli io ci ho provato. Sicuramente fuori da qui non parlerò mai più con nessuno dei due. Ne sono certa. Stammi bene. Volevo solo dirti addio, Shayla. Se sei andata via perché sentivi che tra noi era finita, va bene. Ma almeno avrei voluto salutarti. Che schifo. È una lotta a chi è più forte. Shayla è andata sì, via. Se n'è andata. Me l'ha detto senza dirglielo. Shayla se n'è andata. Sì. È davvero terribile, non ci credo. Le nostre storie sono costantemente a rischio. Questa situazione ci ha aperto gli occhi. Per come sta andando tra me e Jamie, potremmo essere noi i prossimi. Chissà, potremmo non farcela. Cos'è? Una mano? Vuoi prenderla o no? Batti 5. Perché sei così aggressiva mentre lo dici? Eh? Non ci provare. Hai detto vuoi prenderla o no? Sì, perché mi hai chiesto cos'è e quindi ti ho risposto scusa, per spiegarti. Scusa, sembrava un batti 5. Che facciamo? Dove andiamo? Perché mi porti a letto? Voglio parlarti. Non voglio fare sesso. Ottimo, neanch'io. Tyla oggi sembra più calma. È giunto il momento di chiarire le cose e smetterla di litigare perché la amo moltissimo. È la mia metà, siamo migliori amici, lavoriamo insieme. Abbiamo una carriera in comune e la nostra storia non può finire qui in questo modo. Sarebbe assurdo. Riusciremo mai a smettere di litigare? Lo spero. Quanto ci credi? Circa il 3%. Sono d'accordo. Bene. Ti amo tanto. Ah, che tenere. Ti amo anch'io. Eravamo tutti convinti che Spari e Shayla si sarebbero fidanzati. Credevamo che fossero la coppia più solida della villa. È assurdo che se ne siano andati e noi siamo ancora qui. Dobbiamo lavorare sulla nostra relazione o dirci addio. Questo bivio così imminente mi ha spinta a riprovarci. Spero di riuscire a fare un passo in avanti nei prossimi giorni. Perché siamo così? È colpa tua. Chi potrebbe farti girare la testa, nessuno. Oltre a me? Mi hanno chiesto di scegliere qualcuno e ho detto nessuno. Stavo parlando con Tyla della sua intervista. Le hanno chiesto, potresti perdere la testa per qualcun altro nella villa? La mia risposta è stata nessuno. Nessuna potrebbe farmi perdere la testa. Lei ha risposto... Dipende da quanto io e quella persona siamo compatibili. La cosa che conta di più per me è la compatibilità. Cavolo. Cosa? Non avresti potuto rispondere nessuno. Non dovrebbe esserci nessuno nella villa a farti girare la testa. Ci sono io indipendentemente dal fatto che andiamo avanti oppure no. Tyla, sai cos'è buffo? Che ti comporti come se fossi sempre io a sbagliare, ma io sto tenendo duro per te.
Oh, cavolo, ci risiamo. Hai detto di non aver sbagliato. Sì, chiudiamola qui. La vediamo in modo diverso e non siamo d'accordo. Ora sì che mi viene voglia di andarmene. Il punto cruciale di questa discussione è la compatibilità. Quando sono insieme a qualcuno, penso di non essere più compatibile con il mio ragazzo e finiamo sempre per litigare. Torno sui miei passi e inizio a chiedermi seriamente se magari non sarei più compatibile con qualcun altro. Immagina una ragazza che dice di non aver fatto nulla di male. Sì, è una dichiarazione... non ho fatto nulla di male. Il problema tra Jamie e Tyla è che discutono sempre per delle stupidaggini e questo atteggiamento alla fine li esaspera. Sono entrambi allo stremo delle forze. Se potessi scegliere per il loro bene, gli direi di chiudere la loro storia e di non accanirsi oltre. Hai detto che potresti invaghirti di qualcun altro! Non ho detto questo! Alla domanda se potrei perdere la testa per qualcun altro, ho detto di no. Se tu avessi detto per un paio di tette, non mi sarei comportata come stai facendo tu. Il problema è il modo in cui reagisci, che è completamente diverso dal mio. Perché devo sempre assecondarti? Non ho fatto niente! Te l'ho detto tante volte. Non c'è bisogno di fare così. Sono preoccupato per lui e Tyla. Il tempo per risolvere i loro problemi sta finendo. Mi sento come se lottassi da troppo tempo. Ci sto provando davvero. Anch'io ci sto provando. Ti assicuro che con chiunque altro non avrei fatto tutto questo. Non so se ho le energie per combattere ancora. Basterebbe così poco. Ci sarà sempre un'altra cosa su cui discutere. Sento che c'è ancora qualche speranza per noi. Lo so, lo so. Mi sembra che non riusciamo a risolvere i problemi. Forse qui dentro dovremmo solo divertirci e prenderla come una vacanza. Godercela. Questo esercizio può essere davvero utile perché stiamo per prendere una decisione molto importante e dobbiamo accertarci di avere le stesse priorità e di essere sulla stessa lunghezza d'onda. Nell'attività di stasera ascolteremo le priorità di ognuno di voi in merito alle relazioni. Dietro ciascuna di queste lavagne troverete un elenco di 11 valori. Dovrete metterli in ordine in base alle vostre necessità. Pensate a ciò che è importante per voi. Una volta completata la lista, mostrerete a tutti le risposte e le confronteremo con quelle del partner per capire quali avete in comune e quali no. Sì. Avanti, facciamolo. Questa potrebbe essere la lezione più importante del vostro percorso qui. Ex, questa serata riguarda solo le coppie, quindi voi non parteciperete a questa attività. Credo che quelli che hanno più cose in comune saranno Ben e Jade. E gli ultimi saranno Sorin e Lola, perché hanno una visione completamente diversa delle cose. Non hanno le stesse priorità. Credo che Ben e Jade daranno le stesse risposte. Penso che abbiano gli stessi valori. È necessario che i valori di una coppia siano allineati affinché la relazione sia sana e duratura. Credo che sarà un'esperienza molto interessante per Ollie e Jake. Iniziamo. Senza barare. Sono entusiasta di farlo, perché credo che una parte importante del nostro rapporto sia il rispetto delle priorità dell'altro. C'è solo una priorità. Personalmente in cima ne metterei più di una. Vedere i risultati miei e di Jamie sarà una bella sfida, specialmente in questo momento. Questa cerimonia delle affinità per noi potrebbe essere la nostra fine o l'ennesimo nuovo inizio. Mi sento sotto pressione. Tempo scaduto. Sì, ci siamo. Ok, vediamo le risposte. Lola e Sorin, iniziate voi. È bello vedere Lola e Sorin andare finalmente d'accordo. Sembra che abbiano superato tutti i loro problemi. Comunicano meglio tra loro, si vede il loro amore e il loro rispetto. Lo trovo bellissimo. Ok. Oh no, quando ho visto le lavagne di Lola e Sorin... completamente diverse. Non credo finirà bene. Ci sono alcune differenze, ma la cosa che mi salta all'occhio è la posizione dell'intimità completamente diversa per voi due, come avevamo già capito. Sorin, hai messo la tua carriera molto più in alto rispetto a Lola. Capisco che la carriera sia molto importante per Sorin, ma non credevo che fosse al primo posto, soprattutto se si parla di relazioni. Le priorità di Lola e Sorin non combaciano. È come se un incubo si materializzasse davanti ai tuoi occhi. Ho messo la carriera al primo posto perché è lo scopo della mia vita. E viene prima di tutto. Sorin è un perfetto idiota, vero? Ha messo
la carriera, la religione e tutte queste cavolate ai primi posti della lista. E la fedeltà in fondo. Il fatto che abbia messo tempo da solo prima dell'intimità, se devo essere onesta, mi sconvolge molto. Sono scioccata, non so che dire. Lola, oh mio Dio, lui ha messo passare del tempo da solo prima di intimità e fedeltà. Dovrebbe essere un segnale per te. Dagli un calcio nel sedere. Passare del tempo da solo è come la carriera, perché io sono un artista creativo. Oh mio Dio, mi sto tenendo aggrappata alla sedia perché di sicuro tra poco Lola esploderà come un vulcano. Tutta la mia carriera viene dalla mia mente. Trascorrere del tempo da solo viene prima dell'intimità e della fedeltà? Correte ai ripari perché sta per scatenarsi l'inferno. Vieni a sederti. Sto bene. Lola. Rimani lì. Va bene, ascoltami però. No, ti sto ascoltando. Smettila di dirmi di ascoltarti, ci sento molto bene, ok? Non sto dicendo che la nostra relazione non sia importante. Come puoi essere spiazzata dal fatto che io abbia messo la carriera al primo posto? Sai chi sono. Sai cosa significa l'arte per me e la passione che ho. È la mia vita. Allora tieniti la tua carriera, Lola, e lasciami Lola, ascoltami. Hai deciso tu di stare con un artista. Sì, esatto. Ne eri consapevole. E ora ho anche la possibilità di scegliere di non continuare. E in questo momento scelgo di allontanarmi da te. Quindi stammi lontano. Non so nemmeno che ci sto a fare qui con quest'uomo. Siamo su due strade completamente diverse. Sono stufa di sentire le tue cavolate. Quali cavolate? Sorin, lavori sodo da tanti anni per la tua carriera e non ne sei ancora soddisfatto. Dici sul serio. Sai che per me l'arte è tutto. Tieniti la tua arte, vai a dipingere e lasciami in pace. Volevo che io e il mio partner fossimo felici e invece non ho avuto nulla da te. Nessuna intimità, onestà, comunicazione, niente! Lo scopo di tutta la mia vita è fare un dono al mondo. Perché non ci arriva? È davvero triste. Dammi modo! Dammi modo di spiegarti cosa voglio dire! Come posso mettere l'intimità al primo posto se il sesso dura al massimo 30 minuti? Sono 30 minuti della mia vita e tutto il resto. Dico solo che tutta la mia vita deve essere in perfetto ordine prima che possa godermi appieno e in ogni aspetto una relazione sentimentale. Io sono sola in questa storia, è così. Tu sei dipendente dal sesso. Nessuno è dipendente dal sesso. Sono innamorata di una persona. Cosa rappresenta l'intimità per te? Sei stupido? Non sai nemmeno perché cos'è l'intimità. Mi manchi l'intimità di rispetto. L'intimità non è fare sesso, stupido. Mi stai mancando di rispetto. Sì, perché mi hai detto che sono dipendente dal sesso. Questo è irrispettoso, Sorin. È l'unica cosa di cui ti importa. No, non è affatto così, Sorin. Non capisco perché si stia comportando così. So che a me ci tiene e mi ha sempre trattata bene, ma adesso non lo sta facendo più, non mi rispetta. Non voglio piangere. Il gioco di stasera ha dimostrato quanto siamo simili. Proviamoci e mostriamoci per quello che siamo davvero, perché siamo stati trascinati in un caos senza fine. Nei prossimi giorni io e Jamie dovremo brillare. Dopo aver visto quanto sono simili i nostri valori, si è riaccesa in me la speranza che possiamo davvero essere grandiosi insieme. Chi avrebbe detto che alla fine sarebbe stato tutto così semplice? Vorrei chiederti come stai, ma posso immaginarlo. Ciao. Ciao. Stamattina Shyla ha contattato la produzione dicendo che voleva incontrare Spari per una chiacchierata finale, quindi siamo in un hotel. Voglio parlare con Spari perché dopo aver lasciato l'hotel ho provato delle emozioni molto forti. Rabbia, senso di impotenza, una paura incredibile. Non so come e se riuscirò a gestire tutte queste emozioni, rimanendo me stessa. Andiamo da questa parte. Ciao, Spari. Ciao, Kemi. Cosa stai pensando? Non lo so, ho il cuore spezzato, quindi sono preoccupato per quello che potrebbe succedere. Spero di riuscire a convincerla a rimanere
o comunque a non lasciarmi. La cerimonia della proposta avverrà domani. Oh, sono nervoso per domani, devo ammetterlo. Sarà una di quelle giornate che ti cambiano la vita. Vorrei che io e Lola andassimo via insieme da fidanzati. Ciao, addio. Ma non lo so. Ci sono delle cose per cui non possiamo aiutarci a vicenda. Non voglio che mi spezzi il cuore. Tutte le vostre vite cambieranno da domani. Voglio che mi faccia la proposta. Voglio solo questo. Lo so. Le cose si fanno difficili.